Buonasera a tutti, grazie per essere venuti così numerosi a questo nuovo e importante appuntamento del Festival dall'altra parte del mare. Dico nuovo perché oggi gli argomenti che tratteremo non sono quelli soliti della letteratura, della scrittura, ma riguardano un altro aspetto creativo legato alla progettazione e nello specifico parleremo di design. È un argomento nuovo che viene introdotto per la prima volta nel Festival e spero che questo tipo di argomenti possano prendere piede anche da qua in avanti per le prossime avventure del Festival. E questo nuovo appuntamento non poteva essere segnato se non da una personalità di grande spicco di questo mondo, tant'è vero che l'ospite di oggi, che ringrazio vivamente per essere venuto qua ad affrontare questo dibattito, è Giulio Iacchetti. Giulio Iacchetti è una personalità, dicevo, di spicco nell'ambito del design italiano e non solo, anche in ambito internazionale. E non avrebbe bisogno di presentazioni, ma qualcosa bisogna dirla, perché magari c'è qualcuno che non ha dimestichezza con questo tipo di ambiente, di settore. Quindi Giulio Iacchetti è stato premiato per ben due volte con un Compasso d'Oro, una prima volta nel 2001 per una posata al moscardino biodegradabile in collaborazione con Matteo Ragni, una seconda volta nel 2014 per il progetto di una serie di tombini della Montini, e tra un Compasso d'Oro e l'altro ha avuto anche un'ulteriore onorificenza data dal Presidente della Repubblica, il premio dei premi per l'innovazione con il progetto Eureka Coop. Ancora qualcosa su Giulio Iacchetti: se non bastasse, lavora per importantissime aziende del settore del design, si occupa anche di direzione artistica all'interno di diverse aziende e fa seminari, convegni e così via. Quindi, fatta questa breve presentazione, poi lui ci dirà se vuole approfondire o meno questa sua biografia. Non so se mi sono dimenticato qualcosa. Prima di passare la parola a Giulio, però, io adesso qua ho parlato di design, dando per scontato che ci sia qualcuno in grado di avere una chiara idea di cosa significhi design. In realtà molto spesso c'è una confusione dietro questa parola. Si può pensare, molti pensano che dietro la parola design ci sia dietro qualcosa di stravagante o qualcosa di molto costoso. In realtà il design non è esattamente questo. E quindi io, nel passare la parola a Giulio, chiedo come prima domanda proprio di chiarirci cosa sta dietro la parola design, cosa significa design, cosa significa per lui design e qual è il ruolo di chi si occupa di design, cioè del designer. Buonasera a tutti, grazie Raimondo per questa presentazione che mi lusinga. Mi sentite bene? Sì? Parliamo di design e quindi è una parola che ai più può suonare anche estranea alla propria vita. Ed era estranea anche alla mia di vita fino a circa l'età di 25 anni, quando incappai in questo argomento, in questa grande cosa che era il design, cioè la progettazione degli oggetti. Ecco, oggettivamente design significa progettare gli oggetti, progettarli in maniera consapevole. Ognuno di noi si confronta ogni giorno con centinaia di oggetti, di utensili, di mobili, complementi d'arredo con utensili, eccetera, attrezzi. Ebbene, ognuno di noi è in grado di distinguere quando un attrezzo, quando un oggetto, quando un utensile è progettato bene e quando non è progettato bene, cioè non svolge bene la sua funzione, oppure non ci dà una particolare soddisfazione, perché non si parla solo di funzionalità. Ebbene, quando avete a che fare con degli oggetti buoni, con degli oggetti sinceri, autentici, che esprimono bene il loro senso d'essere in questo mondo, sono stati progettati da un designer che aveva una coscienza. Per tutto il resto, probabilmente sono stati progettati senza cuore e senza un pensiero forte dietro. Il design è una cosa importante per l'Italia, perché il design ha fatto scuola, i designer italiani hanno fatto scuola nel mondo. Tante volte si parla solo di moda, è riferita all'Italia, o del food, di tutto quello che attiene all'alta cucina, per quanto riguarda i grandi argomenti da esportazioni italiani. Ma forse l'argomento più importante è la progettualità italiana. Sto pensando al design, alla grafica, al progetto in generale. Ebbene, la scuola italiana di progetto ha insegnato e dice tante cose al mondo. Abbiamo dei grandi maestri, abbiamo avuto dei grandi maestri,
Fratelli Castiglioni, Enzo Mari, Ettore Sozza, per citare i più importanti, Magistretti, ma bisognerebbe pronunciarne tanti, Marco Zanuso, che ha progettato tanto anche in quest'isola. Ebbene, dei grandi maestri che hanno insegnato al mondo come affrontare il tema della progettazione degli oggetti. Bene, io volevo farti vedere un'immagine che tu sicuramente conoscerai, perché l'ho estrapolata da un tuo intervento. Qua si parla del designer. Lo sguardo del designer si muove su un piano orizzontale occupandosi superficialmente e trasversalmente dello scibile produttivo. Allora, quindi cosa significa muoversi su un piano di conoscenza orizzontale? E questo piano di conoscenza orizzontale, visto che poi esiste anche un sistema cartesiano, immagino che venga ad incontrare anche un piano di conoscenza verticale, che è rappresentato da cosa? E il punto di intersezione tra questi due piani indica cos'altro? Beh, intanto ti ringrazio per questa immagine che non sapevo che fosse all'interno di una mia presentazione, quindi è tutta una sorpresa anche per me. Però adesso mi riconosco e un po' cerco di orientarmi. Mi capita spesso di parlare del mio lavoro. Vedendo questa immagine devo necessariamente fare una regressione e parlarvi un po' di come ho cominciato a fare questo lavoro. Ho cominciato a lavorare come designer, inventandomi questa professione, da un piccolo paese della provincia di Cremona, quindi alla periferia del mondo del design, che vede Milano come sua capitale. Ma credetemi, 60 km di distanza da Milano valgono la distanza da un continente all'altro per quanto riguarda il mondo del progetto. Però io credevo che dovevo iniziare da lì, dal mio intorno, e quindi, avendo deciso di progettare degli oggetti, degli utensili, cominciai a fare un'indagine, un'ispezione orizzontale in tutte le aziende, in tutte le fabbriche più vicine a casa mia. Partivo da casa con quello che mi permetteva di fare la mia macchina, una Citroen 2 cavalli, quindi con una, diciamo, un'autonomia relativa, ma un'autonomia molto positiva, perché mi dava l'idea anche, mi dava anche l'opportunità di pensare, procedendo così lentamente nella pianura, per incontrare delle aziende e offrirmi come progettista. I designer italiani, ma i designer in genere, considerano dei temi fondamentali nel loro lavoro, soprattutto progettare arredo, progettare lampade. Non poteva essere così per me, partendo da Castelleone, provincia di Cremona, laddove non esistono aziende di arredo e aziende di lampade, ma esistevano aziende che producevano, che so io, biscotti, scarpe, tombini, eccetera, eccetera. Cioè oggetti che tutto sommato ho imparato ad amare, perché sono oggetti che entrano forse in una relazione più diretta con le persone. Quindi da subito ho messo in chiaro nel mio lavoro che doveva essere un servizio per tutti, partendo da produzioni veramente democratiche. Non è un caso che in queste immagini ci siano dei tombini, perché mi sono posto anche l'idea di chi ha progetti i tombini, di chi disegna i tombini, e se si può fare qualcosa di meglio anche per dei tombini. Oppure ovviamente le posate. Poi un giorno mi chiamò un'azienda che produceva biscotti. Produrre biscotti ha lo stesso valore, diciamo, paritetico, piuttosto che progettare una sedia o delle posate. I biscotti hanno una loro tecnologia, frolla, biscotto secco, eccetera. E bisogna un po' imparare, percepire qualcosa, ma non cadere mai in quella verticalità che tu citavi. Il designer deve essere, a mio avviso, e io ne sono profondamente convinto, onnivoro. Deve sapere tutto di qualcosa, qualcosa di tutto, e mai tutto di qualcosa. Ecco, mai tutto di qualcosa. Ti sei ritrovato. Perché la conoscenza specifica di un tema ti imprigiona. Quindi io sono un dilettante professionista. Ogni volta che incontro un'azienda che produce tombini in ghisa, pasta frolla, acciaio inox oppure casseforti, come mi sta capitando ora, mi calo, cerco di calarmi in questo vertigine di sapere che dietro ognuna di queste produzioni c'è. Se voi parlate con un artigiano che lavora il legno, ma quello ha una conoscenza meravigliosa del legno, delle essenze, degli incastri, degli innesti, di come fare le cose. Se io dovessi troppo specializzarmi in quel tema lì, guarderei tutte le cose, anche un frigorifero, pensando si potrebbe fare anche il legno, perché ragionerei solo in quel modo. Invece l'idea mia è che bisogna essere un po' delle api che spostano il polline da un fiore all'altro, imparano dappertutto e poi fanno un miele che ha un certo valore. Ma c'è un momento in cui questa conoscenza sul piano orizzontale si incontra invece con una conoscenza verticale, quella specifica, in questo caso parlavi dell'ingegnere, no? Diversi ingegneri a seconda del diverso tipo di progetto. Ma è questo incrocio meraviglioso, perché allora va detto che io soffro di vertigini, quindi ogni volta che mi trovo davanti, si sente, sì, che mi trovo davanti a una verticalità un po' soffro, però
La vertigine, guardate nel suo specifico, è una cosa che ti attrae, cioè la profondità ti attrae, questo è il problema di chi soffre di vertigini o di chi non sa andare nel mare come sottoscritto. Sono molto attratto dalla conoscenza verticale. Nel contempo l'ingegnere che studia la ghisa, che fa i biscotti, che stampa le posate, è molto attratto dalla mia orizzontalità, perché lui invece è molto specifico, sa tutto di quella cosa lì, sa tutto di quel percorso, diciamo, industriale, ed è affascinato laddove si incontra una persona intelligente, che per me intelligenza e curiosità equivalgono, ad avere a che fare con uno come me che non sa nulla. E allora in questo incontro tra un dilettante professionista e un professionista che vorrebbe essere un po' dilettante avvengono i miracoli. Ok, grazie. Allora, un'altra cosa, sempre studiandoti eccetera, passiamo un'altra slide. Negli ultimi anni è cambiato il ruolo del designer. Il ruolo del designer ha dovuto occuparsi di più ambiti specifici, oltre a quello suo naturalmente, perché tu parli di ruolo eroico del designer. Cosa intendi per ruolo eroico del designer? Quindi abbiamo un super designer? Più livelli di conoscenza, il designer per esempio che propone all'azienda, dici tu, la comunicazione, nuove tipologie, nuovi rami di sviluppo, cioè si deve occupare di molte cose che in realtà non rientrano in quella che è la sua competenza specifica. Devo fare ancora un riferimento storico. Il design italiano ha un inizio, diciamo, un momento di start importante nel dopoguerra. Ci sono questi importanti architetti, appunto Sozzas, Castiglioni, eccetera, Magistretti, che avevano una certa idea dell'architettura e facevano fatica a trovare dei committenti. E quindi hanno cominciato a progettare oggetti d'arredo, eccetera. Però rivolgendosi soprattutto loro, peraltro l'espressione di una certa borghesia, esponendosi e offrendo il loro lavoro per delle aziende che in qualche modo avevano a che fare anche con questa borghesia, soprattutto milanese. E questa è stata, diciamo, un'era particolare, felice, ma che non può più essere replicata a matrice oggi. Oggi i designer devono essere un po' eroici, devono uscire un po' dal ruolo specifico della professione per trovare altri nuovi campi di attività. Cioè non può bastare più essere bravi a progettare. Io l'ho detto spesso anche ai miei colleghi, che si lamentavano e si lamentano del fatto che è molto difficile oggi portare avanti questa professione. Che novità, come è difficile, ma cos'è facile? E se fosse facile sarebbe bello, mi chiedo. Dobbiamo trovare un momento in cui nella nostra vita, e questo l'ho suggerito ai miei colleghi, ma perché l'ho fatto io per primo, dobbiamo trovare dei nuovi campi da andare a coltivare. Ecco perché i tombini, ecco perché altre tipologie, ecco perché il lavoro per la COP. Quando tu citavi prima questo premio dei premi, che mi fu concesso nel 2009, credo, dal Presidente della Repubblica, ecco, questo premio era scaturito da una grande azione che avevamo fatto con una nuova generazione di designer, soprattutto milanesi, ma non solo, che avevo raccolto attorno a me in triennale, cercando di organizzare un'attività, un lavoro con la COP, ovvero il più grande gruppo di grandi istituzioni italiano, affinché nei negozi della COP fossero venduti e distribuiti degli oggetti di design, di qualità, di buona qualità, fatti in Italia, con un prezzo ragionevole, e soprattutto utili e belli. Questa è stata una grande scommessa che abbiamo portato avanti con delle difficoltà enormi, ma ricordo con piacere quei momenti lì, perché sono stati momenti eroici. Vi potrei raccontare nello specifico questa avventura con la COP, ma vi annoierei. Sappiate solo che per convincere la COP a fare tutto ciò, mi sono prestato a fare tutti i ruoli. In questa cosa, se vuoi, sta l'eroismo, nell'uscire dal proprio ruolo e affrontare altre cose per facilitare che altre cose accadano. Quindi ho organizzato una mostra itinerante di questi oggetti prototipi all'interno dei negozi COP da Bari sino a Torino. E quando dico organizzare una mostra non vuol dire andare alla presentazione a tagliare il nastro, voleva dire partire a venerdì sera con un camion, arrivare a sabato mattina, montare la mostra all'interno dei supermercati della COP, accogliere i visitatori, raccontare i progetti, e tutto questo è avvenuto per credo 20-30 date. Sono supereroi, quindi. Senti, adesso prima abbiamo citato i premi alla carriera, diciamo così. Vediamo un po' di cosa si tratta. Nel 2001 il primo Compasso d'Oro. Moscardino, raccontaci qualcosa di questa opera splendida che tra l'altro fa parte ormai della collezione del MoMA di New York.
Per parlare del moscardino devo necessariamente parlare del Mater D. E parlare del Mater D vuol dire parlare di una speciale imprenditoria italiana, soprattutto condotta da una donna, che è stata in grado di trasformare questo materiale innovativo della Novamo, il Mater B, una plastica biodegradabile al 100%, in prodotti. Quindi la Novamont di Novara è riuscita a mettere a punto questo prodotto, che è questo materiale che ci è stato invidiato dal mondo. Ebbene, in quell'epoca a Milano, fine anni 90 eccetera, cominciava a diffondersi la moda degli aperitivi cena e mancavano gli strumenti adeguati per questa modalità. E allora una piccola azienda, ma molto illuminata, incaricò un gruppo di designer di studiare dei prodotti per questo momento dell'aperitivo cena in Mater B. Fino allora il Mater B non era mai stato impiegato per degli usi, diciamo, sociali. Il Mater B, per farla breve, è il materiale che viene utilizzato per i sacchetti biodegradabili. Adesso ormai è argomento, diciamo, alla portata di tutti, ma all'epoca veramente questa azienda, sia Novamont e la piccola Pandora Design, si muovevano in un territorio totalmente inesplorato. E io e Matteo Ragni pensavamo di combinare la funzione forchetto e coltello in un oggetto unico. Ebbene, questo piccolo oggettino, misero, anche molto povero, minimo, ma sono tutte caratteristiche che a me piacciono molto, perché hanno a che fare con la semplicità, con un'economia di forma, vinse con passo d'oro e fu una grande sorpresa per noi. E fu una grande svolta decisiva della nostra professione. In realtà non avvenne nessuna svolta. Quando ci fu comunicato in anticipo che avremmo vinto il compasso d'oro, ma non potevamo comunicarlo assolutamente, venivamo avvisati solo per la cerimonia ufficiale, Matteo ed io pensavamo nel nostro piccolo ufficio di Milano di come si dice, aggiungere una nuova linea del telefono per sopportare le chiamate che avremmo ricevuto all'indomani dalla consegna del compasso d'oro. Non successe nulla, però avevamo due linee al telefono. Nuovo compasso d'oro nel 2014, per degli oggetti, come anche in quel caso, molto semplici in teoria, minimi, diciamo così. Il Tombini, la serie Sfera di Montini. Lentamente in Italia vedrete sempre più diffondersi questi tombini, perché Montini ha deciso di utilizzare questi nuovi disegni per tutti i tombini. Vuol dire che ogni volta che c'è un cantiere, che si vanno a realizzare nuove strade o restaurare parti di città, vedrete questi tombini. Questa è l'idea, che la progettualità veramente si può estendere a tutto e si può progettare tutto e si può rendere, almeno nel migliore delle ipotesi, più speciale, più belle anche le cose più semplici. E questi tombini lo stanno a dimostrare con questi piccoli disegni che sembrano solo fantasia oppure una sorta di esercizio creativo. Peraltro la parola creatività mi fa orrore, ma in realtà queste texture, questi disegni rispondono a delle, diciamo, esigenze tecniche precise. Cioè qua c'è della superficie che fa da grip, che deve rispondere a delle norme di legge. Quindi sono sicuramente tombini poetici che fanno pensare queste piccole zampette d'uccellino per i tombini, per gli spazi privati, cioè per i parchi. Ognuno di loro ha una piccola storia dentro, però sono oggetti seri. Lievi, ma seri, nonostante siano di ghisa. Con la loro dignità. E questo l'hai anticipato tu prima, era il premio dei premi nel 2009. Però, ecco, in queste immagini qua vedete qual è stato il lavoro per la Coppa. Quando abbiamo cominciato a lavorare con questi designer, all'epoca giovani designer italiani, avevo affidato ad ognuno di loro l'incarico di progettare degli oggetti che avessero un sostanzioso contenuto di utilità, di quotidianità. Oggetti per la casa, mollette per il bucato, stendino, il piccolo asse per lavare, il sapone da bucato, lo spura lavandini, il guanto leva pelucchi, eccetera eccetera. Cioè oggetti che sono nelle case di tutte le persone. Oggetti semplici ma di grande potenza, diciamo, d'utilizzo. Queste nella fattispecie erano le mie mollette da bucato, che erano e sono mollette monomateriche che si staccano dalla matarozza centrale e si acquistavano in questa rosa qua. Erano oggetti quindi di utilizzo continuo, quotidiano, di bassissimo costo, prodotti in Italia nel rispetto del lavoro delle persone ovviamente, che si potevano acquistare
Qui tra l'altro c'è anche un'eliminazione di passaggi tipo l'assemblaggio o la molla metallica che non ci sono, quindi c'è un oggetto, un prodotto che ha un costo, diciamo, anche da questo punto di vista contenuto. Ma per ognuno di questi oggetti sono state fatte delle riflessioni molto forti. Fa conto che la Coop non produce e non progetta nulla. Quindi tutto questo progetto è stato fatto da noi, cercando i fornitori, sviluppando al nostro interno, tra di noi, anzi direi a casa mia, per la maggior parte, questi progetti con tutti i designer. Erano quasi degli incontri di coscienza collettivi, dove ognuno faceva revisione agli altri. E mi ricordo, vedendo questi oggetti, dei momenti anche memorabili di profondo confronto e anche dibattito sugli oggetti, affinché pervenissero alla loro forma migliore, alla loro funzionalità espressa nelle migliori condizioni, eccetera. E tutto questo è stato acquisito da Coppa a fine percorso, e quindi tra cui anche la molletta monomaterica che a fine ciclo poteva essere gettata nella plastica perché non era composta da altri materiali. Ma per tutti questi oggetti c'era un pensiero forte. E se devo esprimerti quale oggetto preferisco di questa collezione, era il sapone d'avocado del Giovelluto, uno studio di progettazione di Padova all'epoca. Ebbene, il sapone d'avocado, che da sempre ha questa forma, il sapone marsile, che da sempre ha questa forma parallelepipedo, loro l'avevano pensata con quella forma ad otto perché si posava perfettamente nella spazzola violino, sapete, quella spazzola per i panni. E mi sembrava un'idea meravigliosa, riprogettare il sapone, che di per sé non ha forma, perché il sapone perde la sua forma dopo un minuto che lo utilizzi. Ebbene, l'idea di fare diventare una spazzola che è stampata così da sempre, è diventato ormai un archetipo, il porta sapone per il sapone a Marsiglia, mi è sembrata un'idea, e mi sembra un'idea vincente. Senti, questa passione poi per gli oggetti semplici, che contraddistingue il tuo lavoro, semplice non significa banale, c'è anche questa ripetizione del tema della molletta che ha portato poi, per esempio, ad un'altra mostra nel 2017 che riguarda appunto le mollette d'avocado. Unico bisogno, risposte progettuali differenti. Quindi rispetto a questo bisogno di stendere un pan, in realtà in ambito internazionale ogni progettista ha un'idea, un pensiero diverso rispetto alla soluzione di questo problema. E questo per me è la rappresentazione del dilemma attuale. Ogni volta che si approssima al Salone del Mobile, il Salone del Mobile di Milano, che è il momento più importante per il design, e che dove si presentano soprattutto delle nuove sedie, ci sarà sempre qualcuno che alza la mano e dice: ma c'è bisogno di una nuova sedia? È una domanda che tocca, diciamo, veramente le corde più profonde. Che mi hai anticipato la domanda, te l'avrei fatta subito. Preparane un'altra. Ebbene, ma c'è bisogno di una nuova bolletta d'avocado? L'anno scorso, in triennale, anzi sì, in autunno, progettai questa mostra di mollette d'avocado, una mostra molto, innanzitutto, bassissimo budget, perché le mollette erano appese esattamente a dei fili d'avocado che trattenevano dei fazzolettini su cui era stampata l'origine, il paese d'origine di queste mollette, l'eventuale progettista. No, sono ancora... ho acquisito una collezione che si è unita alla mia collezione, perché colleziono mollette d'avocado da sempre. Però sì. Però è perché una... la molletta avvocata è risolta, no. Ma non è vero, questo è un tormento che in questo momento al mondo c'è qualche ingegnere, qualche progettista che sta progettando una molletta avvocata perché non è soddisfatto di quello che c'è. Questo è il tema della nuova sedia. Il fatto che si progettano cose nuove perché non si è soddisfatti di quello che c'è. C'è un tormento dentro che ti porta sempre a dire: probabilmente domani potremmo farla meglio, con meno materiale, più comoda, più interessante, impilabile, ripiegabile. Ma insomma, questo è un tormento. Ovviamente abbiamo scelto mollette, per lo più mollette che raccontano una qualità progettuale. Sì, ci sono anche delle divagazioni, delle mollette uccellino, ma quando ci sono delle mollette uccellino, beh, ma come si posano sul filo, è una cosa poetica. Abbiamo bisogno di poesia, non abbiamo bisogno solo di fermare i panni sul filo, abbiamo bisogno anche di un momento di estensione dello spirito. La tua passione poi continua, questa è un'immagine che ho carpito a Milano al Salone, un'altra molletta, però questa volta non per il bucato. Una molletta che segna un momento particolare, è il primo, dici tu, è evidentemente così,
approccio che ognuno di noi ha con un oggetto di stampo industriale. Questa. Ah, beh, sì, sì, qua eri presente pure tu a questo incontro. Allora, chiedo a qualcuno di voi se riconoscete questo oggetto. Sentiamo. È un medico, però. Non vale. Gioca in casa. E gli altri? Ma in genere nessuno sa. Ebbene, abbiamo fatto un bellissimo incontro con Michele Lupi, che è il direttore di Icon, di questa rivista molto bella, e ognuno di noi raccontava 10 oggetti della sua vita. Bene, questo è uno stringi cordone ombelicale di uno dei miei bambini, adesso non ricordo se era di Tito, di Zoe o di Amos, però poco conta perché per tutte e tre era lo stesso modello. Inutile dire che paese che vai, molletta per il cordone ombelicale che trovi, quindi anche lì il tormento continua. Però citavo questo oggetto, non perché ho una, come si può dire, una bramosia a raccogliere oggetti a forma di molletta, ma perché è il primo oggetto con cui un essere umano entra in contatto ed è il primo veramente oggetto personale, il suo, non c'è nient'altro. È una domanda che faccio anche agli studenti, non so, del Politecnico, chiedendo qual è il primo oggetto con cui entra in contatto un bambino quando nasce. Tanti dicono i guanti della levatrice, oppure che so io, strani attrezzi chirurgici, che solo nominarli mi fa specie. E invece è proprio questo oggetto qua, cioè il primo oggetto con cui entriamo in contatto, che è il nostro, a noi dedicato. L'ultimo non sapremo mai quale sarà. In realtà tutti abbiamo a che fare con il design, anche inconsapevolmente, anche le persone che pensano che il design sia qualcosa che non interessa. Andiamo avanti, volevo chiederti un'altra cosa adesso, anche questa mi interessa in particolar modo. Esiste in questo momento una, come dire, tipizzazione del design, o meglio, esiste un design italiano, scandinavo, spagnolo, o il processo di globalizzazione che ha investito l'intero pianeta ha coinvolto anche il settore del design, per cui ormai c'è una standardizzazione di questo processo produttivo, o invece no, esiste ed è chiaro, per esempio, il design italiano. A me piace pensare... E questa diversità è una cosa positiva o negativa? Secondo me è positiva, naturalmente, però voglio sentire se esiste questa diversità. Vediamo cosa dici. Ovviamente è rintracciabile una tipicizzazione del design. Ci sono sempre state delle scuole del design, come dicevo all'inizio, la scuola del design italiana, alla quale io mi sento affine e che prediligo, ma sicuramente negli anni si è affermata, soprattutto negli anni 50 e 60, la scuola nordica dei paesi nordici, che da sempre vivono e respirano il design in ogni momento della loro vita, e sicuramente la scuola giapponese, poi che è molto affine a quella italiana. Ma al di là delle scuole, che forse è una storicizzazione che poco interessa oggi, ritengo che il design italiano ha ancora un valore che lo distingue, che è un pensiero critico. Cioè, prima di progettare il designer italiano, a me piace pensare, pensi, si chieda il senso della sua azione, prima di progettare un oggetto di largo consumo, oppure che si esaurisce velocemente la sua carica positiva. Ecco, ho sempre visto nei design italiani questo tormento di trovare un senso alla loro azione. Grandi maestri come Castiglioni, Enzo Mari o Bruno Munari ci hanno insegnato questa cosa. Anche con lievità, non è un pensiero pesante, però è qualcosa di dire, ha senso questa azione? E se sì, allora si riesce a progettare bene. E questo è tipico italiano. Sì, sono d'accordo. Senti, hai parlato prima del Salone del Mobile. Rappresenta ancora oggi un evento top a livello mondiale, globale, di questo tipo di settore? Cioè, rappresenta ancora l'Italia un elemento cruciale da questo punto di vista della, appunto, creatività, progettazione, eccetera? Ma poi è diventata un po' una fiera delle vanità, delle cose inutili? O c'è qualcosa, perché ancora secondo me c'è, di interessante, di innovativo? Allora, innanzitutto sulla parola inutile utilizzata con un'accezione negativa prendo le distanze, perché sono molto affezionato alla parola inutile. Infatti dopo ne parleremo, okay, di questa cosa. Per quanto riguarda il salone, io non so chi di voi sa cosa succede a Milano metà aprile, per chi non lo sa, ed è ovviamente lecito non saperlo, il Salone del Mobile è un momento topico, diciamo, per la vita di Milano, ma anche per l'Italia, perché è sicuramente il momento fieristico ed espositivo più importante d'Italia.
che attrae più persone, più aziende, ovviamente anche più economie, e che è un momento culminante topico per quanto riguarda il progetto e il design in tutto il mondo. Cioè, in altre parole, il Salone del Mobile è unico al mondo. Non lo dico da sciovinista, ma lo dico perché lo dimostrano i numeri del Salone, della Fiera, del Fuori Salone, che impegna Milano con più di 1000 eventi in meno di 8 giorni. Ed è una cosa irraggiungibile. Cosa vuol dire? Che lì dentro si spendono tante economie, ovviamente, per le aziende che espongono in fiera, ma tanta passione, perché tanti giovani che arrivano da tutte le parti del mondo per esporre i propri prodotti e per mettersi in confronto. Cioè, il Salone del Mobile è una sorta di olimpiade del progetto, che avviene ogni anno, non ogni quattro, ogni anno. E allora, partecipando anche in maniera molto libera, molto spontanea a questa olimpiade del progetto, hai modo di confrontarti e chiederti a che punto sono io rispetto agli altri. Perché tu fai la tua cosa a casa tua e tua mamma ti dice bellissima, ma poi vai al Salone del Mobile e ti rendi conto che quella cosa che hai fatto forse merita di essere studiata di più. Ecco, il Salone del Mobile è un grande momento di esposizione, ma di esposizione nel senso che noi ci esponiamo, tutti i progettisti si espongono e si pongono a confronto con gli altri, e da questa cosa qua nascono le cose migliori, perché l'anno dopo uno cerca di migliorarsi. Bene, il titolo di questo incontro, questo è un altro passaggio che mi interessava, una relazione tra architettura e design, anche questo lo dovresti conoscerlo, tu dici, e anche io ritengo che sia così, che l'architettura per esempio può vivere anche sulla carta, di solo disegno, no? Santeria, Archi, Gran Studio, Super Studio, eccetera. L'architettura come dichiarazione di intenti, eccetera, quindi può vivere anche sulla carta. Il design no, il design ha bisogno che si concretizzi il processo creativo, progettuale, di ricerca. E quindi spiegaci un po' queste due immagini, cosa intendono significare. Adesso ho capito dove hai pescato questa presentazione, perché questa immagine peraltro la cercavano troppi. Ma questa cosa qua teneva anche un altro discorso, credo. Ma no, ma poi no, era una cosa avvenente, mi ricordo. Ma sì, sicuramente le cose che tu dici ovviamente fanno parte del mio bagaglio di pensieri, ovvero il designer deve progettare e deve fare qualcosa, deve fare l'oggetto, è l'oggetto che lo mette veramente in discussione e in confronto con gli altri. Tu parli di fallimento, infatti, se non si realizza, se non si concretizza. Ma è ovvio, non può esistere il designer teorico che progetta nella sua testa e dice potrebbe essere questa sedia, potrebbe essere fatta così. La devi fare, perché il designer vive un rapporto importante con l'azienda. Cioè, non può esistere un designer se non ha a che fare con l'azienda o con l'artigiano o con l'autoproduzione, mettiamola come volete, ma tutto ciò deve portare alla realizzazione concreta, a precipitare nella realtà di un oggetto pensato, progettato dal designer, ovviamente in condivisione con l'azienda. Ecco, invece un architetto può progettare anche la città ideale, che può magari informare i pensieri degli architetti a venire e svolgere, appunto, come Santeria, questo importante architetto che, peccato, non ha progettato nulla perché morì molto giovane nella prima guerra mondiale, ma che però il suo lavoro ha veramente ispirato il lavoro di altri architetti che sono arrivati dopo di lui. Ma un designer deve veramente realizzare il genere. Ma questa immagine è un altro mio pensiero, perché parlando dei giovani studenti di progettazione di design, dicevo, voi dovete essere molto affilati nella vostra azione. Allora qua ci sono due momenti di rapporto con la natura. Non sono un cacciatore, va detto, però quel cacciatore lì spara, o a mio avviso deve sparare solo un colpo, cioè il progetto deve andare in una direzione precisa, non può essere sparare una rosa di palline e vedere dove va. E dicevo a questi giovani studenti, quando voi progettate una cosa non avete idea per quale azienda è dedicata questo progetto di questa sedia, allora la fate vedere un'azienda, questa azienda vi dice no, lo stesso progetto lo portate da un'altra azienda, non conoscete l'azienda, non conoscete il mondo della produzione, cercate a caso di sparare come il cacciatore che fa la rosa di palline, dove va.
invece ho detto, voi dovete essere molto chirurgici nello sparare, perché avete un colpo solo. Quindi progettando senza un incarico, stavo parlando dei giovani progettisti, dei giovani designer, che si devono lanciare a loro volta nella professione, dovete essere molto chirurgici nel scegliere il vostro interlocutore, dovete conoscere la storia di quell'azienda, i loro prodotti, chi lavora per loro, cosa hanno fatto, cosa potrebbero fare, e in quello spazio lì di immaginazione dovete piazzare il vostro colpo. Ecco. E poi questa era l'immagine diversa, peraltro più bella, perché qua viene liberato un volatile, eccetera, recuperato dai suoi malanni, era legato al fatto che il progetto comincia a volare se ha un'azienda accanto. Troppe volte incontro dei progettisti che dicono: oh, ho fatto un progetto bellissimo, però dopo l'azienda mi ha detto che non si poteva fare così, e allora un po' si abbassa. Poi l'altro mi ha detto, quello del marketing, così costa troppo e un po' si abbassa. E poi dopo incontro un altro, il commerciale, che dice: però bisogna farlo rosso perché si vende il rosso, e io l'avevo pensato azzurro, e ancora un po' le mie aspettative si abbassano, tutti stanno male, tutti hanno perso uno scopo nella vita. Invece il progetto è una cosa che parte dal basso, con confronto positivo con l'azienda, di compromessi positivi, e lentamente cresce fino a che diventa un prodotto vero, e quello si fa volare. Ecco l'immagine. Altro tema, che poi tra l'altro è il titolo di questo nostro incontro, disobbedienza e felicità. Qualche anno fa, nel 2009, tu hai fatto un'altra mostra e si intitolava Oggetti disobbedienti. Quindi facci capire un po' cosa significa questa disobbedienza. Tu sei un disobbediente, e questi oggetti sono disobbedienti per quale motivo? Io, per esempio, ho un'idea sulla tua disobbedienza. Diciamo che tu, nel tuo percorso di crescita nella tua attività, negli ultimi anni ti sei un po' distaccato da quello che era il dogma, no? Del design, la produzione seriale, industriale, e stai, diciamo così, abbracciando più una diversa visione del design, nella quale il designer risponde ad esigenze individuali, quasi un'operazione di tipo sartoriale, no? Verso il committente, l'utilizzatore finale. Questo perché? Perché ti sei distaccato? Ti sei un po' allontanato da questa visione un po' degli anni passati, come produzione seriale, che dava all'elemento artigianale, per esempio, un valore, un'eccezione negativa. Cos'hanno questi oggetti di disobbedienza? Tu sei un po' come Mastro Geppetto, hai costruito un Pinocchio che poi si ribella, non vuole essere un burattino, ma vuole diventare qualcos'altro. Ma no, in realtà non era così. Cioè, la storia procede in questo modo. Nel 2008, nel 2009, non ricordo più bene, ecco, 2009, la Triennale ha deciso di dedicare una mostra al mio lavoro. Siccome oggettivamente mi vergognavo di esporre dei miei lavori in Triennale, perché non mi ritenevo all'altezza, non era il momento, non era giusto, però la cosa andava fatta, perché poi è stata la prima mostra dedicata a un giovane designer, almeno all'epoca, che poi nel tempo ha aperto una collezione di mostre dedicate ai miei colleghi, diciamo, compagni di viaggio. E allora scelsi nella mia produzione degli oggetti molto deboli, molto fragili, sono tutti aggettivi che per me invece hanno un grande valore, che però raccontavano una storia di contenuti, magari su alcuni di loro ci soffermeremo, ma che avevano un comune denominatore, che era la disobbedienza. Cos'è la disobbedienza per me? Beh, all'epoca, ma anche oggi, ero molto e sono molto vicino al pensiero di Don Milani, che aveva scritto con i suoi giovani studenti, sapete, questo sacerdote di Barbiano, una piccola località sull'Appennino, che aveva fatto una scuola popolare per i bambini che avrebbero abbandonato gli studi se non ci fosse stato lui. E lui aveva ritenuto che la scuola era l'elemento per, come si può dire, per far crescere dal punto di vista anche dell'autonomia culturale, ma anche dal punto di vista proprio dell'essere umano, i ragazzini, che appunto tramite l'istruzione, una scuola continua, molto severa peraltro, venivano affrancati dal destino a cui erano abbandonati, a cui erano rivolti. E lui scriveva: la disobbedienza non è più una virtù, cioè la disobbedienza, l'obbedienza non è più una virtù. Era riferito a un discorso legato all'obiezione di coscienza, eccetera. Però
mi piaceva molto questo concetto della disobbedienza. Prima di tutto la disobbedienza non è il capriccio, perché si è disobbedienti dopo aver molto ubbidito, dopo aver sperimentato la regola e dici a un certo punto questa regola non mi sta più bene, diventi disobbediente, la paghi sulla tua pelle, lui l'ha pagato sulla tua pelle. La disobbedienza è l'elemento che fa andare avanti il mondo. Scienziati vanno avanti a progettare o a pensare in un certo modo, poi arriva lo scienziato disobbediente che dopo aver molto sperimentato il canone, l'obbedienza, sperimenta sulla sua pelle la disobbedienza e fa avanzare il mondo. Il mondo avanza per momenti di disobbedienza, torno a dire, non è un capriccio. Quindi per me la disobbedienza è un momento catartico potentissimo. Allora ho scelto nella mia produzione degli oggetti anche molto deboli, alcuni sono stati anche dei pezzi unici, altri sono diventati dei pezzi, diciamo, delle tirature, che però raccontavano altre storie legate al progetto. Se volete vi faccio degli esempi. Questo formaghiaccio, che è stato un prototipo, eccolo, produceva e produce al posto che i soliti cubetti d'acqua, dei lingotti con la scritta gold. Come dire, l'acqua è preziosa come l'oro. È un piccolo gesto progettuale che mentre beviamo il ghiaccio ci racconta questo, il valore dell'acqua che non va sprecata. Ecco, quest'altro, ecco, anche questo era un prototipo della mostra, oggetto disobbediente, e che poi è diventato un prodotto di un'azienda che produce a Mapamondo. Questo progetto era nato a seguito della mia, come si dice, dell'aver acquisito un'informazione che io non avevo mai considerato, cioè che l'orientamento, che l'universo non ha orientamento, quindi il nord e il sud sono una convenzione geografica nata a fine del 1400. Questa convenzione geografica, questa presa di coscienza del mondo che ha stabilito a un certo punto che il nord era in alto e il sud era in basso, da semplice convenzione è diventato un fatto strategico politico, tant'è che il nord è diventato importante e il sud lo si vede sempre male. E anche, succede così anche nel mappamondo, dove la parte, diciamo, dei paesi dell'emisfero nord sono sempre in bella luce e l'emisfero sud è sempre nascosto. Allora, questa, la base del mappamondo è uno specchio. Tutti i termini geografici dell'emisfero sud sono scritti al contrario e nello specchio li posso leggere bene. È una specie di restituzione di giustizia, un oggetto che cerca di fare giustizia rispetto a questa scelta che nel tempo si è rivelata criminale. Sì, 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 è il mondo contrario. Benissimo. Allora, finché non vi insultate, io vado avanti. No, torno indietro. Ok, allora per lei va benissimo, anzi, ci tengo. Allora, questo, raccontaci questo che è molto interessante, molto divertente. L'ironia è sempre presente nei tuoi lavori, come in questo caso. No, perché l'ironia è una chiave del progetto italiano. I fratelli Castiglioni, Bruno Munari ci hanno insegnato che l'ironia è veramente è un elemento potente nel progetto, lo rende lieve, lo rende raccontabile, lo rende veramente protagonista delle nostre cose. Allora, qua si trattava di progettare un oggetto che peraltro esiste, adesso anche in grande tiratura, all'inizio era solo di ceramica, un souvenir dedicato a Roma, e io ho fatto la piazza San Pietro come spremiagrumi, perché la prima osservazione che avevo fatto come un bambino, no? Vedi la cupola di Michelangelo, e in effetti se la guardi con gli occhi di un bambino, come spesso deve fare un progettista peraltro, cioè immedesimarsi con gli occhi innocenti di un bambino, la cupola, una cupola come quella del Michelangelo è simile a un grande spremiagrumi, no? La forma è quella. E poi pensando, beh, il colonnato potrebbe essere quella rastrelliera che serve per fermare le pellicine, e la coppa della piazza è dove raccogli il succo, ho detto perfetto, souvenir di Roma. E poi si chiamava San Peter Squeezer 8 per 1000, perché c'era anche l'idea della spremitura, e allora funzionava bene come storia. Allora va detto, quando racconto questa storia in Italia succede sempre che si sorride e a volte c'è un applauso. Grazie. All'estero nessuno capisce, esatto, l'8 per 1000 nel disastro. E questo era il souvenir di Milano, è la Bye Bye Fly, che è una mazza mosche. E allora questo progetto nasce guardando il solito paletta per le mosche in vendita nei negozi,
che è fatta con la rete squadrata, e dicevo, beh, questa rete squadrata è una pianta romana, di una città romana, il Cardo Decumano e tutte le vie ortogonali. Ho detto, ma a Milano non funziona, perché a Milano invece tutte le... E poi a Milano le zanzare ci sono veramente, non come qui, non come a Pertida, dove mi dicono che ci sono le zanzare ma non se ne vede mezza. A Milano le zanzare ci sono, anche le mosche. E allora ho pensato, facciamo una paletta per le mosche dedicata a Milano, e infatti la rete, al posto che essere ortogonale, è concentrica. E alle mosche piace morire in via Monte Napoleone. Fantastico. Quest'altra? Oh, questo è stato un progetto, ecco, questo per esempio sono due pezzi unici, era nata per una mostra a Torino, e flexible bench, cioè una panca flessibile, è una panca che di giorno è una panchina da esterno e poi di notte con una semplice rotazione diventa un tetto per i senza tetto. Questo oggetto è stato molto criticato, ma non in virtù della non bisogna ospitare le persone come andrebbe di moda dire oggi, ma dicevano non è giusto che dedicare ai senza tetto una semplice panchina. E io rispondevo dicendo guardate che già è una realtà delle nostre città che le persone dormono sulle panchine, anzi in certe città questa mostra è stata fatta a Torino e Torino è stata la prima città che ha avuto delle panchine che a metà della loro seduta presentavano un tubo a forma di culisse. Dicevo, un oggetto bellissimo, ho detto, ma cos'è questa impugnatura così grande? E poi qualcuno mi ha detto che era stata progettata apposta per non far sdraiare le persone. Detto, guardate la progettazione come può essere polarizzata. Adesso al di là di quello che uno possa pensare, però progettare una panchina dedicata al fatto che uno non si possa sdraiare, per me è qualcosa di... Non aggiungo parole. Vado avanti con la mia scaletta, quindi? Ok. Un'altra cosa che è anche qua presente in libreria, quindi se vi interessa adesso Giulio ci dice qualcosa, un sedicesimo. Ma sì, era un piccolo librettino stampato dai Corraini, mi aveva chiesto di progettarlo, lo chiedo a tanti progettisti e questa cosa sta andando avanti con successo. E allora avevo pensato, sapete quel gioco veramente d'antan dei soldatini ritagliati nella carta? Che poi con un piccolo piedistallo ricavato nella stessa forma il soldatino si reggeva in piedi. Adesso parlare di soldatini con i bambini quasi non si può più perché no, non è un gioco adatto. Invece penso che sia adatto giocare con i soldatini, perché è buona cosa confrontarsi anche con questa dimensione, ma giocare anche con le persone che fanno il corteo per la pace. Qua ci sono dei frati, dei monaci, boy scout, chi fa il sit-in, il girotondo. Questo l'hai trovato in libreria, pubblicità. E quindi metà librettino era fatto con i soldatini, l'altra metà era fatto con questi esponenti, diciamo, sostenitori della pace, nel senso che si può giocare alla guerra, si può giocare alla pace. Ponte laterizio. Ma questa era una sperimentazione legata alla produzione di mattoni forati. Mi ero dato un limite. Il limite è una parola molto bella progettualmente. Non esiste progetto senza limiti. Tante volte quando ci si confronta con le persone si dice ma tu che lavoro fai? Ma faccio designer. Ah che bello, tu allora un foglio bianco, libertà, autonomia, fantasia, quello che vuoi. Detto bene, in queste condizioni qua non farei nulla, perché se non si può progettare nulla se non ci sono dei limiti. I limiti sono il materiale, i costi, la manodopera, le macchine utensili, tutto un contorno di cose che fa sì che il progetto cresca e diventi grande possibilmente dribblando questi problemi, ma non evitandoli. Senza limiti non c'è progetto. In Arabia Saudita, dove c'è un reddito medio pro capite altissimo, non c'è nessuna scuola di design, guarda un po'. E allora, qua si trattava di estrapolare da sezioni di mattoni forati, prima della cottura, tutti i caratteri, i font, per fare appunto delle scritte e anche dei numeri, facendo dei tagli semplici. Tutte queste lettere che vedete qui sono ricavate con dei tagli semplici in una sezione di mattone forato. La cosa bella è che poi questo processo molto artigianale, molto casereccio, è diventato con font digitale, perché sono stati scannerizzati e uno può scrivere anche con il clay font. Questo è ai piedi della memoria. Questa cosa, che è stata più una sorta di risvolto artistico della mostra, è stato un precedente della mostra in triennale. A un certo punto Repubblica, nelle pagine di Milano, dice Milano si sta riempiendo di impronte gialle.
ed ero io di notte che con la Vespa mi muovevo con questo stencil e con uno spray pitturavo questi piedi in corrispondenza di targhe dedicate ai caduti della libertà, in questo caso era la lapide dedicata a Walter Tobagi. Perché? Si sa che Milano è una città molto laboriosa, dove tutte le persone sanno dove devono andare, no? Hanno in mente solo quello che devono fare nella giornata, non si dedicano a altro che al lavoro, eccetera. E facendo così ci si dimentica di quello che invece c'è sulle pareti dei muri, sui muri della città, eccetera. Io che arrivavo dalla provincia, quando arrivai a Milano, perdevo le serate, le nottate ad andare a leggere queste targhe qua, perché sono targhe anche molto commoventi. E quindi avevo a un certo punto detto, devo fare un progetto affinché i milanesi possano rendersi conto che qualcosa è avvenuto lì, perché poi sono anche targhe che segnalano in quel luogo è avvenuto, non so, l'uccisione di partigiani, dove è morto il giudice Alessandrini per mano dei brigatisti, eccetera. E allora queste impronte davano questa indicazione. È stato un atto un po' truffaldino, però dopo è stato anche, mi aveva chiamato all'epoca Stefano Boeri per dirmi, Giulio, dovremmo fare queste cose qua ancora, perché poi era piaciuto. Però nella mostra ognuno poteva portare a casa questo stencil e replicare questa cosa qua nel proprio luogo. Quindi adesso ti divertirei anche perché lo lasciamo in tempo. Non penso proprio. Un altro gesto? Allora, questa cosa, questo oggetto qua poi ha dato il via a una mostra che si è chiamata Cruciale, che è ancora tra noi. Allora, questo oggetto è nato da una... ecco perché è oggetto disobbediente, perché si cerca sempre di vedere i fatti anche della cronaca, rileggerli, trovarne uno spunto e generare un oggetto. All'epoca c'era un pazzo che andando a trovare la madre ricoverata in ospedale, essendo lui islamico, prendeva il crocifisso e lo buttava dalla finestra. E questo gesto qua, ovviamente stupido, generava una corrente di pensiero opposto, una sorta di nuova crociata di persone che penso che con la croce, con Gesù Cristo, avessero poco a che fare, ma tutti grandi sostenitori, e dall'altra parte invece tutto un coro laico di dire allora basta che crocifisso. Mi sembra tutto un modo di procedere abbastanza deleterio. Allora, lo sguardo progettista, il pensiero progettista qual è? Includere. Questo si chiama Pantheon Game, è un giochetto che abbiamo fatto tutto con i cubetti di legno per comporre delle immagini. Bene. Oggi viene ospite a casa mia un ebreo e gli preparo la menorah. Oppure viene un islamico, c'è ovviamente un cristiano alla croce, che crede solo nel denaro, il dollaro, e ovviamente almeno all'epoca, anche chi era comunista, partecipava a una chiesa. Poi c'era la possibilità, delle sei figure possibili con un cubo, della superficie totalmente bianca, l'ateo. E poi c'è un'altra combinazione, e questa è la più bella, che te lo puoi costruire casualmente perché ha un disordine spirituale. Quindi passiamo adesso a un altro argomento molto interessante. Cioè, a un certo punto tu nel 2012 hai un'idea di impresa, di azienda, che tenga conto di una realtà che negli ultimi anni era stata un po' sottovalutata forse, cioè quella dell'artigianato. Tu tendi a, in questo tipo di progetto, ad avvicinare due mondi che nel frattempo si erano scollati, si erano distaccati, cioè l'attività del designer tende ad unirsi in questo progetto a quella dell'artigiano evoluto, come lo definisci tu, facendo il modo quindi di mettere in risalto entrambe le figure, tanto è vero che tutti i progetti portano la firma sia del designer sia dell'artigiano. C'è tutto un discorso poi che riguarda anche l'accessibilità al design di un numero maggiore di utenti, perché questo tipo di impresa, di azienda, taglia alcuni passaggi che sono relativi ai costi, cioè quella della distribuzione per esempio, eccetera. È un tema molto interessante quello del recupero dell'artigianato, cioè di chi sa fare, di chi fa le cose, elemento che caratterizza fondamentalmente il nostro paese. Noi siamo molto bravi a fare questo e a manipolare la materia, a trasformarla realizzando oggetti di qualità. Ci racconti un po' questa esperienza all'interno italiano?
Sì, circa 6 anni fa, quando l'Italia viveva una crisi industriale profonda, forse la sta vivendo ancora un po' ora, ma non fa più notizia, si riteneva che la causa o una delle cause dei problemi dell'Italia era che si era attardata a discorsi legati al mondo artigiano, della piccola impresa, eccetera, invece che accelerare un percorso verso il mondo digitale, verso le nuove tecnologie, eccetera. Cioè si guardava l'Italia come un paese melanconico che si fermava ancora a queste cose. Come dire, queste cose sono il passato, sono una zavorra che non ci permette di entrare nella modernità. Ho pensato che quel pensiero, e lo penso tuttora, fosse il più assurdo che si potesse ascoltare, perché penso, e ne sono convinto, che l'artigianato italiano esprime un valore incredibile, ma non è un'adesione sentimentale la mia. Non puoi inventarti un artigiano dall'oggi al domani, perché un artigiano, la sua sapienza, la sua qualità, il suo saper trattare i materiali, le sue forme archetipiche che riproduce, vengono da anni e anni, da decenni, forse da esperienze familiari che risalgono nel tempo e si sono sviluppate esattamente in quel luogo, quindi non è che le puoi, come si dice, esportare oppure dislocare in altri luoghi come avviene adesso per le produzioni industriali. Pensavo e penso che l'artigianato italiano sia uno dei grandi motori dell'Italia. E all'epoca pensai questa cosa, adesso sono in tanti a pensarlo e sono molto felice che sia così, delle importanti come si dice, economisti come Stefano Micelli ha scritto un libro, Futuro Artigiano, e parlò con me all'inizio di questo progetto. Io gli dissi che credevo molto nell'artigianato italiano che andava riscoperto e ora è un argomento, diciamo, molto forte per l'Italia, per il nostro paese, ma non ho scoperto nulla, perché gli artigiani in Italia ci sono, hanno sempre operato a prescindere da me. Va detto che questi grandi architetti che vi citai prima, soprattutto Sozzas e Enzo Mari, lavorarono da subito con gli artigiani, perché trovarono con gli artigiani la maniera di instaurare dei rapporti molto fervidi, le prime ceramiche di Sozzas, per esempio, eccetera. Ma cos'è il progetto Interno Italiano? Interno Italiano è l'idea di una fabbrica diffusa che non esiste, ma che è a casa di ogni artigiano, che si mette in gioco e decide di consorziarsi all'interno di questa cosa per produrre degli oggetti disegnati da designer e che loro sviluppano e producono. Ecco, questa è la logica. Quindi si dà via una collezione di oggetti molto trasversale, dai complementi agli oggetti d'arredo, anche gli oggetti per la scrivania, ma anche i tavoli, ecco, che esprimono un valore di italianità. Questi per esempio sono dei vasi pesce, questa è l'orata, il pescerè e l'alice, e questi sono realizzati da Giuseppe Mazzotti in Liguria, dove, come si dice, in questo piccolo paese che è un centro ceramico ligure, che adesso mi sfugge, Albisola, ha sviluppato questi progetti che in questo caso ho disegnato io. Ecco, va detto che poi ogni oggetto, tu hai scelto solo quelli che ho progettato io, ma devo dire la verità, cioè all'interno di questo progetto ha assorbito anche la progettualità di tanti altri designer. Ognuno di questi oggetti porta il nome di una piccola località italiana, di 4 lettere. Voi mi direte perché? Perché così è più semplice fare il catalogo. Però ci sono delle assonanze molto belle e raccontano quasi un viaggio molto intimo in un'Italia minore fatta di piccole località. Ci sono anche le località sarde. Ecco, questo per esempio è uno dei simboli di Milano, che è il panettone di cemento che ha fatto Enzo Mari, ma in questo caso l'ho trasformato e diventa morbido, un puff, e si chiama Bard. E Bard è una località in Val d'Aosta dove c'è un castello che esprime una grande forza, e allora ho pensato di chiamarlo Bard, sempre 4 lettere. E via via. È essenziale anche con i termini, con i nomi, con la comunicazione più. Ma il progetto è un percorso dalla complessità alla semplicità. Esatto. La semplicità. Ma non è un'eccezione negativa, naturalmente. No, ma è per dire che costa fatica, ma quando si arriva è più semplice. Okay. Anche questo sgabello, che è un po' il simbolo di questa, anzi, che è stato il primo progetto interitaliano, lo sgabello Affi. Ebbene, se vedete, le gambe non si incrociano, cioè si incrociano ma non si toccano. Questo perché? Perché gli incastri devono essere fatti molto bene. L'artigiano si esalta in questi aspetti, l'artigiano evoluto si esalta perché dimostra la sua maestria. Uno mi dirà, sì, però è uno sgabello, quanto costa? Non so, mettiamo 200 euro, non lo so, veramente non lo so. Il giusto prezzo. E tutti mi dicono, tanti mi dicono, è una cosa tanto.
Sì. Secondo te cosa deve costare uno sgabello? Beh, se vai in quei magazzini con la scritta gialla, fondo blu, uno sgabello costa 9,90€. Beh, in Italia, ragazzi, 9,90€ non compri neanche le viti. Io mi chiedo ancora, penso che sia il quarto segreto di Fatima, come si può far pagare uno sgabello 9,90€? Da qualche parte c'è una fregatura. O chi lo lavora, sottopagato, o il materiale, o cioè, non può funzionare, c'è qualcosa che non va. E allora è una questione di prezzo, no? È una questione di riconoscere il valore delle cose, che è un'altra cosa. Allora, parliamo del vino, ma questo vino è più semplice per tutti. Tra un bricco di vino che costa 1,50€ un litro e una buona bottiglia di, ditemi voi, che costa 25€, è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa, e si chiama vino però. E però sappiamo subito attribuire un altro valore alle cose. Perché dentro quel vino da 25€ probabilmente c'è rispetto per chi l'ha coltivato, per chi l'ha pensato, per chi ha fatto la combinazione corretta, l'ha imbottigliato, eccetera, eccetera. E per gli oggetti no. Siamo noi che abbiamo perso il senso del valore delle cose. Perché quando vediamo delle cose con a basso prezzo, riteniamo immediatamente che quello sia il prezzo corretto. Ma non è così. Dobbiamo ritornare ad attribuire il valore giusto alle cose. Che vuol dire, attenzione, attribuire il giusto valore a noi. Perché prima o poi questo discorso di ribasso arriverà a noi, al nostro lavoro, e qualcuno ci dirà: tu ci costi troppo, perché da qualche altra parte al mondo c'è chi fa la tua stessa cosa meno. Attenzione. Un'altra mostra, 2012, che è successiva a quella fatta a Milano nel 2011, qui siamo alla chiesa di Santo Stefano Rotondo a Roma. Perché questa mostra su questo oggetto simbolico, come mai? Un atto di fede o il fatto che anche un tipo di oggetto così possa rientrare in un percorso di ricerca, di progettualità? No, non c'entra la fede. Ovviamente siamo italiani e siamo profondamente in crisi di questa cultura, questa vicinanza alla religione. E quindi per tutti noi, ovviamente, c'è una vicinanza con questo simbolo qua, ma veramente tolto questo diciamo apparato di pensiero legato alla fede, che di cui non voglio assolutamente discutere, mi interessa la forza del simbolo. Cioè, non c'è altro simbolo al mondo così semplice, così essenziale, cioè due linee che si incrociano ortogonalmente, che nei secoli abbia sprigionato così tanta energia. È un dato di fatto. E attorno al segno della croce si sono fatte guerre, si sono fatte deportazioni, si è fatto il bene, si è fatto il male, ma resta un segno potentissimo, resta il segno del traguardo anche del mirino di un fucile. E io ho cercato con questo progetto di rintracciare il segno della croce in cose, come si può dire, sia progettate ma anche colte dalla realtà. Per esempio, sapete quella cosa che si mette sui fornelli? Questo per esempio è la fotografia di un muro dove era appesa una croce. La croce mancante. È rimasto il segno mancante. Questa era un'altra croce dedicata all'IKEA. Ero andato all'IKEA dicendo: perché non fate anche una croce montabile, no? Dove il tassello centrale tiene insieme. Ma non è stato apprezzato il progetto. Ma non è stato apprezzato, perché c'è stato un momento dall'IKEA, per l'IKEA, in cui una sorta di pensiero, diciamo, aperto, ma per me solo affaristico, aveva imposto in qualche modo nei negozi IKEA di non vendere più decorazioni natalizie, perché per non offendere a popolazioni diciamo non di fede religiosa cattolica cristiana. E questa cosa mi è sempre suonata un po' strana, no? Perché negare addirittura il valore del Natale per assecondare questioni di mercato, un po' strano. Però adesso questa politica è stata abbandonata. Comunque la cosa che non si vede qui è che la scritta INRI è uguale alla scritta IKEA, questo piccolo simbolo qua. E via via. Ecco, questo per esempio era poi filatelico dedicato al giudice Alessandrini, un giudice straordinario ucciso da Prima Linea in Viale Umbria a Milano, e questo, da questo foglio filatelico ho estratto la croce, quindi anche il valore dell'assenza del giudice, ma anche del padre e dei suoi figli, che non potevano più avere una persona come lui. Un'altra cosa, diciamo così, che ti caratterizza è questa tua ricerca di raccogliere, un po' come uno spirito di un collezionista, degli oggetti.
Che valore hanno questi oggetti per te? Sei un po' un collezionista anomalo, visto anche, diciamo, non si tratta di oggetti economicamente, diciamo, di un certo di valore, ma che hanno in realtà, sono portatori di messaggi, di sentimenti, di ricordi, cosa? Perché in realtà è ancora, guarda, che io penso che progettare vuol dire smarrirsi. E smarrirsi per poi ritrovarsi, non è sempre così un po' nella vita in generale. Ebbene, raccogliere delle penne è un oggetto che mi piace molto progettare, vuol dire smarrirsi in tutta la qualità progettuale che negli anni, nei decenni, tanti progettisti prima di me hanno dedicato a questo oggetto. Questo tormento continuo nel volere ripensare a una funzione, un meccanismo di apertura, ma è una cosa da pazzi, è un po' come per le mollette bucate. Per le penne è un'altra mia passione, anche perché uno dei primi oggetti che ho progettato è stata una penna per mandarina DAC, che è stata, diciamo, una grande avventura anche dal punto di vista mio, del lavoro, dal punto di vista anche del guadagno, perché ho avuto la... Ma se volete ve la racconto, sennò... Sì, capisci. Si può. Allora, una cosa che vorrei sempre evitare nella vita è di annoiare le persone, quindi... No, ma voi dovete darmi un segnale, perché... Che mai si dica, cioè quello che possiamo, che vorrei evitare nella vita è lasciare un brutto ricordo, no? Per dire, quella sera lì potevo mangiare un gelato. Va bene, allora, voi dovete fare conto che veramente io ho cominciato questo lavoro da solo, non ho frequentato studi di altri, non lo dico con orgoglio, lo dico proprio da persona della provincia che non percepiva ancora Milano come meta e avevo cominciato da solo così a casa mia nel mio studio. Allora, per informarmi, a metà degli anni 90 non c'era Google, e leggevo dei giornali strambi tipo Sole 24 Ore, lì avevo letto che mandarina DAC, questa azienda che tanti di voi conosceranno e ricorderanno, c'è ancora, ma all'epoca era veramente al fulgore, si sarebbe dedicata ad altro rispetto che alle borse classiche eccetera, dedicandosi al mondo della cartoleria, entrando nel mondo della cartoleria. Questo era esteso nell'articolo del Sole 24 Ore che io leggevo morbosamente per raccogliere informazioni. Allora ho detto: se mandarina DAC fa altro rispetto alle borse, probabilmente sta progettando una penna. Non so perché mi è venuta questa idea, ma probabilmente sarà così. Allora, come fa un cristiano a mettersi in contatto con mandarina DAC? Beh, io ho telefonato al negozio del mandarina DAC. Chiamo un negozio di Milano e dico: io vorrei parlare con la proprietà, eccetera, chi si occupa di progetti. Quelli mi dicono, ovviamente candidamente, ma noi siamo un negozio in franchising. È un'azienda che si chiama Plastimoda e sta a Casalecchio di Reno o giù di là. E allora cerco, all'epoca andavo alla cooperativa del mio paese, dove era l'unico luogo che aveva le guide al telefono in tutta Italia, e quindi con la scusa per un ginger cercavo i numeri di telefono e lì trovai il numero di telefono, chiamai e parlai proprio con la persona giusta. A volte nella vita si tratta di quella combinazione perfetta per cui ti risponde la persona giusta al telefono. Mi presento e gli dico: guardi, io sono un progettista e vorrei presentare, penso che avete bisogno di una penna, ho progetto di una penna. E lui mi dice: ma lei come fa a sapere che stiamo progettando una penna? No, ho detto, l'ho intuito, ho detto, allora è molto, questo argomento è molto interessante, allora ci porti il suo progetto tra la settimana. Ovviamente non avevo nulla e non sapevo nemmeno come progettare una penna e veramente ebbi un crollo. Poi mi ripresi. A casa mia avevo imparato da mio padre, non c'è più, che era operaio dell'Olivetti, però avevamo una piccola officina nella cantina, perché una famiglia un po' numerosa, quindi mio papà lavorava di giorno per l'Olivetti e di sera si arrabattava a fare cose. E io da piccolo avevo imparato da lui, quindi usavo il torno. Con lui avevo disegnato una penna con una forma molto sinuosa e con un becco un po' alla mandarina, avevamo realizzato un prototipo ed era uscito benissimo. La settimana dopo mi presentai da questo signor Bertuzzi, ancora ricordo. E mi disse: bene, ascolti, noi abbiamo affidato, lo devo dire, abbiamo affidato il progetto a questi tre progettisti italiani, Alberto Meda, che è famosissimo, cioè Michele De Lucchi, non parliamone, e Ross Lobro. Però c'è anche il suo progetto, vediamo. Dopo 15 giorni mi chiama e mi dice: l'aspettiamo qua a Bologna. Vado là e c'erano una platea di dirigenti della mandarina. Però mi dissero questo: guardi, architetto Iacchetti, non sono architetto, noi abbiamo analizzato il suo progetto, va detto questa cosa: i progetti degli altri progettisti che ci sono pervenuti sono troppo complicati, sono difficili per noi, ma il suo si può realizzare e quindi realizzeremo il suo. Adesso lei ci deve dire quanto vuole.
E io non avevo, cioè a quell'epoca si viaggiava veramente su dei budget, però gli dissi: io voglio 20 milioni di rimborso spese e il 3% di royalty. Allora adesso è sempre brutto parlare di soldi in pubblico, però pensate alle mie condizioni, cioè io non so neanche come ho fatto a pronunciare 20 milioni, anche perché proprio non sapevo neanche com'era, l'ho detto così perché se va male mi mandano via, cioè mi dicono ma come si permette. E invece quello non fece neanche un plissé e mi disse va bene 20 milioni, però le royalty dal 3 all'1,5%. Io dissi va bene, ma nel tempo mi sono pentito, perché sai, le royalty erano un percentuale sulle vendite. Beh, sono state molto più interessanti, sarebbero state molto più interessanti le royalty rispetto a qua. Però quei soldi che io ricevetti mi diedero modo di andare avanti. Un'altra cosa abbastanza divertente. Jacchetti è anche un grandissimo musicista, adesso l'abbiamo quasi concluso, è passato da un'attività rock ad una neomelodica. Queste due immagini mi servono in realtà per introdurre un nuovo progetto, un ultimo progetto, quello del Mandolino del 2018. Come avviene questo processo evolutivo di musicista? Si è partito da giovane con la costruzione di un basso smontato da rimontare, poi si è arrivato alla costruzione e al progetto di un mandolino. Quindi in realtà parlaci un po' di questo nuovo progetto. Allora, questa immagine ovviamente farlocca, no? Però è molto è verosimile, perché prima che io pensassi cosa fosse designer e di diventare designer, suonavo, ero ragazzino e non ci si poneva nemmeno il problema quando non avevi una cosa di come ottenerla, la facevi. No? Non è che c'era, non c'erano tante strade, quindi all'epoca come si può dire, riuscì a recuperare un manico dei pick up da un ragazzo che stava molto meglio di me e che mi ha regalato a rate il suo basso, però solo il manico e il pick up. E pensai la cosa più semplice del mondo: con mio padre disegniamo su un asse di legno il body dello strumento e poi lo lavorammo e lo suonai per alcuni anni. Questo per me è l'inizio del mio lavoro, cioè risolvere progettualmente alle necessità della vita, non avendo economie. E per fortuna non ho economie, perché penso che la ristrettezza e la situazione, diciamo, veramente di assenza del denaro è una grande ispirazione, una grande fonte inventiva. Poi è arrivata Mandarina Duck. Poi è arrivata Mandarina Duck, ma quelli li spesi subito. E poi il mandolino. Beh, il mandolino è nato perché poi mi piace suonare il mandolino, mi hanno chiesto di progettare una mostra dedicata ai mandolini, ho detto farò questa mostra, però ho fatto di disegnare un mandolino nuovo. Perché un mandolino nuovo? Ma chi se lo caga il mandolino adesso? Ma come mai? Ma perché nessuno l'ha più pensato e progettato. Se vedete i mandolini, diciamo quelli che vengono normalmente utilizzati nelle orchestre, eccetera, sono mandolini ovviamente molto belli dal punto di vista artigianale della liuteria, ma hanno un sapore di vecchio, cioè mai un ragazzino potrebbe oggi sognare di imbracciare un mandolino e suonarlo, perché quella forma, quelle forme non hanno più nessuna attinenza, nessun addentellato con la nostra contemporaneità. Allora la sfida è stata, con un liutaio bravissimo, di disegnare un mandolino dal punto di vista strumentale e liuteristico ineccepibile, ma con una fisionomia, una presenza più attinente alla nostra contemporaneità. E quindi è nato questo mandolino. Un altro progetto interessante, che poi è stato anche motivo di risentimento di una certa casa di produzione. Ecco, già mostrando tu questa foto mi metti in una situazione, perché qua io lo so. Ho ricevuto una lettera di diffida da parte dello studio legale della Piaggio, esatto. Perché ho avuto la brillantissima idea di disegnare una Vespa, di pubblicarla e di fare dei render così belli che sembrano oggetto vero. E così dopo qualche mese, dopo che ho avuto un grandissimo successo in rete, ma probabilmente gli avvocati della Piaggio non stanno troppo su Google, ma quando l'ha pubblicato il Corriere della Sera a piena pagina, mi è arrivata immediatamente la lettera di diffida. Però credo che la Vespa sia un oggetto che appartiene a tutti. Non appartiene alla Piaggio, non appartiene certamente ai dirigenti oggi della Piaggio. La Piaggio, la Vespa, è uno di quei simboli dell'Italia che appartiene a tutti noi, che è entrata nel nostro immaginario
e dal momento che entra nel nostro immaginario veramente è patrimonio collettivo, non è più patrimonio di un gruppo dirigente. Quindi io sapevo di provocare questa reazione, ovviamente scrissi dicendo che non avrei fatto nulla, che chiedevo scusa e, eccetera eccetera, però ho voluto farlo ugualmente. Perché i prodotti industriali appartengono alle persone che li utilizzano, e se questi prodotti hanno successo, ovviamente per quelli che non hanno successo non se ne frega, ma quelli che hanno successo, perché è un prodotto industriale successo? Ma perché ci sono tanti di voi, tanti di noi che li acquistano, che li fanno propri. E allora da quel momento lì diventa proprietà collettiva, non c'è niente da fare. E vi racconto una piccola storia che è legata a un libro a cui sono molto affezionato, che scrissi qualche anno fa ma che non si trova più, che si intitolava Italianità. Ed era una raccolta di simboli, suoni, colori, prodotti, oggetti che raccontavano un'italianità soffusa, non malinconica, non nostalgica, di cose che esistevano, come per esempio la coppa del nonno. La coppa del nonno, se voi vi dico, sapete, tutti gli italiani sanno cos'è la coppa del nonno. Se lo diciamo dei francesi pensano che sia, non so, un premio per chi gioca a bocce, invece la coppa del nonno è quella cosa lì, quindi non vi sto a dire cos'è. Però quando l'Agida, quando Motta è stata acquistata all'inizio degli anni 90 dalla Nestlé, sono arrivati i dirigenti da Nestlé e dissero: cos'è questa coppa del nonno? Come vanno le vendite? Sempre uguali. È nata negli anni 50, se una linea così, sempre una vendita sempre uguale. E dove la togliamo? L'hanno tolta, questo me lo raccontava un dirigente, un vecchio dirigente dell'Agida. L'hanno tolta, lettere di protesta, tutte le parti, dov'è la coppa del nonno, eccetera. Sicché dopo qualche anno i dirigenti, sempre a Nestlé, un ripensamento, e oggi c'è la coppa del nonno nei negozi. Ma perché questa cosa? Per quello che vi dicevo prima, i prodotti di successo, se sono di successo è perché piacciono noi, se piacciono noi sono nostri, e quindi la Vespa la posso progettare anch'io. Bene. Stiamo concludendo due punti finali. Qui vedete una serie di immagini di un posto fantastico, Fertilia. Mi chiederete cosa c'entra Fertilia con il design. In realtà c'entra perché io abito qui. Il signore che è presente ha deciso di prendere una casa a Fertilia, quindi è un appassionato di questo posto, che tra l'altro è magnifico. Per molto tempo io mi sono chiesto per quale motivo Giulio fosse così attaccato a questa frazione, a Fertilia. Lo intuivo dai social media che conosceva il posto, poi quando è venuto qua gli ho chiesto per quale motivo, e adesso vorrei che amplificasse queste motivazioni anche con tutti voi. Ma potrei raccontarvi delle storie, diciamo, ufficiali o meno ufficiali, non... però quando tu aderisci a un luogo, quando questo luogo ti racconta qualcosa, un luogo dell'anima, non è che puoi spiegarlo, non c'è una motivazione. 10 anni fa venni in Sardegna per la prima volta per la Biennale dell'Artigianato Sardo, e fu un'edizione speciale, purtroppo fu anche l'ultima. Dove, perché è speciale? Perché per la prima volta gli artigiani sardi, legati, diciamo, a tutta una, a questa organizzazione che si chiamava Isola, si aprivano progettisti non dell'isola, quindi dei progettisti di altre parti d'Italia che lavoravano con degli artigiani sardi. È stato anche un po' un prodomo di Interno Italiano, se vogliamo. E con due artigiani, in modo particolare, io progettai delle brocche e dei coltelli, non la patata ma l'alburese, che è un coltello un po' più defilato, no? Un po' più timido rispetto a patata, che ha più successo. Ebbene, in questo viaggio a Sassari durante la Biennale, poi ci fu una mostra molto bella con un catalogo della Iliso bellissimo, passai da Fertilia, conoscevo, sapevo di questo luogo, di questa città fondativa, città di fondazione, che detto così non si sa neanche cosa voglia dire, città, tutte le città sono fondate, no? Ma quindi in qualche modo hanno tutte un inizio, però questa città di fondazione. Mi ritrovai lì in un pomeriggio di giugno seduto nell'Eseda, nella piazza davanti alla chiesa, alle 2 del pomeriggio. Io ho capito che qua in Sardegna, soprattutto sicuramente a Fertilia, dalle 2 del pomeriggio fino alle 5 del pomeriggio, cioè, passano quelle palle tipo quelle del deserto di Luciano. Dov'è Luciano? Ah, c'è anche Tiziano. E in questa situazione sospesa, non so come, dissi, io ho a che fare con, non con Fertilia, con Via Pola, io dovrò venire qui. Non ero ancora sposato, non avevo bambini, avevo già conoscevo mia moglie, quella che sarebbe diventata mia moglie. Per 10 anni tenevo dei rapporti segreti occulti con le agenzie di vendita di Alghero, che mi chiamavano quando mi dicevano che c'era un appartamento in vendita in Via Pola. E poi venni in aprile, disse a Silvia, mia moglie, ma Silvia, ti va di vedere una casa? Perché ho chiamato una persona, che è Luciano Solina,
una persona importantissima di Fertiglia che è qua presente, e lo chiamai e mi disse: guarda, la mia casa l'ho ben venduta, ma con una gentilezza, una solarità tremenda, mi disse: però ti aiuto perché forse c'è la figlia di quello là, è bagnoso, lo chiamo, lo dico. Insomma, fatto sta, si è creata una rete di solidarietà attorno a me, e questa persona, che non era neanche intenzionata a vendere la casa perché era ancora legata effettivamente eccetera, però combinando così la cosa, forse non ci guadagnavano le agenzie, e mi vendette la casa, cioè a Silvia piacque la luce, perché questo era fondamentale. Entrammo e quindi in tempi rapidissimi oggi siamo in questa casa, in questo posto felice. Posto felice perché si possono dire tante cose, però nel dopoguerra sono state costruite tante cose in Italia, periferie anonime, soldi sperperati. Ebbene, Fertiglia per me si eleva ad un rango superiore, dove si vede il pensiero, ecco il pensiero progettuale. Persone che hanno pensato a noi, no, persone dell'epoca che hanno pensato noi oggi, invece abbiamo persone di oggi che non pensano assolutamente alle persone domani e che progettano cose schifose. Invece Fertiglia ha un'idea di ordine, di pulizia. Mia mamma ha sempre detto: l'ordine conduce a Dio. Quando dovevo sistemare camera mia, e quando penso a Fertiglia mi dico: questo è ordine. Ma c'è la possibilità che Fertiglia diventi, come a Milano, un luogo in cui ritrovarsi, parlare di design, hai in mente delle iniziative da proporre, da fare, futuri sviluppi? Io nel mio piccolo cercherò di adoperarmi, ma poi io non sono niente. La questione è che ci sono tante persone di buona volontà a Fertiglia. Fertiglia va amata, va considerata anche per quello che è oggi, non per quello che potrebbe diventare, perché potrebbe anche diventare qualcosa di che non va bene. Lo spirito di Fertiglia va recuperato anche in questo suo modo sommesso di essere e di partecipare alla Rada di Alghero. Non ha bisogno di fuochi d'artificio speciali o di, certamente, di recupero architettonico, edilizio, di avere più attenzione, questo è sicuro. Una certa deregulation non va bene, ma non va bene in generale, no? In Italia una deregulation dell'edilizia spontanea, eccetera. Però Fertiglia ha un clima, un microclima speciale dove anche questo fatto dell'ospitalità, di queste persone che sono arrivate dall'altra parte dell'Italia e hanno trovato casa. Ma io trovo che sia una cosa molto speciale, che va pensata. Non dico che va strumentalizzata questa cosa, applicata ai fatti dei nostri giorni. Però lì dentro è successo qualcosa, forse in un momento in cui tutti noi italiani avevamo un altro cuore. Quindi ne riparleremo di Fertiglia anche nel futuro, visto che ormai sei un ospite molto gradito. L'ultima cosa, chiudiamo: l'importanza della vita, della famiglia nell'interno della tua attività progettuale, nel tuo lavoro. Un'attività che ti impegna molto, dà poi uno spazio alla tua famiglia, immagino di sì, penso di sì, anche perché tu hai molta attenzione anche per dal punto di vista progettuale per i bambini. Quanto conta? Anche perché la tua abitazione milanese è a casa, in pratica, quindi c'è... Ma che posso dirti? Cioè, chi ha sperimentato la paternità sa cosa vuol dire, che in una famiglia numerosa, che ti ritrovi tanta energia che non pensavi di avere, e che il tempo si dilata e che riesci a fare tutto. Cioè, che poi puoi applicare i criteri di progettualità anche nel gestire una famiglia numerosa. Insomma, abbiamo tre bambini. Le cose si fanno insieme, Silvia ed io, e direi che può bastare. Ok, abbiamo finito. Ringrazio veramente tanto Giulio per essersi prestato a questa ora e mezzo di intervento e di colloquio. Grazie a tutti. Grazie a voi.